Certo, domani è così. Allora, scusatevi, quando dovete andare, mi c'è bisogno di venire, perché altrimenti sì, ci interrompiamo, spezziamo un po' anche la registrazione, è meglio così. Ci sono un po' così, facciamo. Ci sono sempre così. Dio viene a salvarti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Creati per la gloria del tuo nome, redenti dal tuo sangue sulla croce, segnati dal sigillo del tuo Spirito, noi invochiamo, salvaci, Signore. Tu spezza le catene della colpa, proteggi i miti, libera gli oppressi e conduci nel cielo ai veri pascoli il popolo che crede nel tuo amore. Sia lode e onore a te, pastore buono, luce radiosa dell'eterna luce, che vivi con il Padre e il Santo Spirito nei secoli dei secoli glorioso. Amen. Siamo al Salmo 4. Fino al 9 sono quelli che corrispondono. Il Salmo numero 4. Le antifone. Tranquillo mi addormento e riposerò nella pace. Aspettate un pochino, me devo prendere il corso. Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Devo continuare? Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna? Insieme sappiamo il Signore fa prodigi per il suo fedele, il Signore vi ascolta quando ti muovo. Tremate e più non peccate, nel silenzio sul vostro letto esaminate il vostro cuore. Offrite sacrifici legittimi e confidate nel Signore. Molti dicono: chi ci farà vedere il male? Se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto. Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto ne diano a loro grano e vino in abbondanza. In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tranquillo.
parla del sonno, del letto che si va a dormire, mi corico subito, mi addormento, mi corico subito. Gesù si è coricato sulla croce, si è addormentato con i tremendi dolori della sofferenza. E poi dice, in pace mi corico subito, perché tu solo, Signore, fiducioso, mi fa riposare. Ecco qui il riposo, del sabato, sabato santo. Adesso, man mano che andiamo avanti, sono queste espressioni che ci fanno riflettere, perché se la liturgia ci parla del riposo di Dio, significa che dobbiamo trovare questo significato in questa parola. La parola che noi ascoltiamo non è una parola incomprensibile, ma dobbiamo saperla sbucciare bene dentro l'avvenimento che abbiamo vissuto liturgicamente, perché Cristo, nelle tue mani consegno il mio spirito. E anche la liturgia della sera, quando andiamo a coricarci nella compieta, si parla così: nelle tue mani consegno il mio spirito. E lo disse anche il vecchio Simeone quando disse: adesso ho visto la mia salvezza con i miei occhi, prendendo quel bambino tra le braccia. Adesso posso morire in pace perché i miei occhi hanno visto la salvezza. Noi abbiamo visto, l'abbiamo visto con gli occhi dello Spirito, della fede, la dormizio di Gesù, tremendo trapasso di Gesù. Nelle tue mani consegno il mio spirito, ma dopo la grande sofferenza della croce però, e chiuse gli occhi. E tante volte quante persone abbiamo assistito come moribondi alla fine della loro vita, abbiamo detto è finito di soffrire, e nella pace. E noi diciamo l'eterno riposo, l'eterno riposo. Richiama tutto anche il riposo di Dio, il riposo di questo sabato santo, di cui anche noi dobbiamo sospirare, perché ci sarà un sabato in cui noi, il sabato della nostra esistenza, noi ci riposeremo in Cristo, nel Signore. E noi sapremo dire anche così: nelle tue mani consegno il mio spirito. Però dobbiamo prepararci giorno per giorno, però, sera per sera, perché la sera bisogna dire anche così: nella veglia salvaci, Signore, nel riposo non ci abbandonare, il corpo riposa nella pace. E riposi nella pace. Vogliamo anche vedere un pochino, perché la preghiera, dobbiamo scoprire anche la preghiera della sera, no? Prima di andare a letto. Guarda, dice: al termine del lungo giorno della vita di Gesù, o sommo creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre. Io devo dirvi, quando leggo, quando prego così, con questa preghiera, veramente mi metto nelle mani del Signore, e il Signore mi fa riposare veramente tranquillamente. Al termine del giorno, sommo creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre. Quindi è una preghiera personale in nome di tutti gli uomini e fratelli e sorelle che viviamo questo cammino di Cristo. Vegliaci. Io sto pregando solo, ma vegliaci, perché insieme con me c'erano tante fratelli e sorelle, no? E così è lo spirito e la preghiera che ci accomuna. Poi dona salute al corpo, fervore allo spirito, la tua luce rischiari le ombre della notte. Nel sonno delle membra resti fedele il cuore, e al ritorno dell'alba intoni la tua lode, l'alba della risurrezione, anche questo.
c'è un'immagine del riposo e un'immagine anche della di risurrezione e così via. Sì, io ho preso mentre confessavo, perciò aspetta un pochino, dobbiamo un pochino anche spostare le pillole. Vabbè, andiamo. Nella speranza la mia carne riposa. Proteggimi. Aspetta un pochino. Sì, sì, questo è bellissimo, questo qui, perché parla della nostra, della nostra sorte, della sorte bellissima che noi stiamo vivendo. È una sorte bellissima. Uno che sbaglia dice, ma la sorte, un sorteggio brutto, e incomincia a prendere anche le conseguenze della sorte. Però quando uno incontra Cristo, la sorte si aggiusta. E quella che era una mala sorte diventa una sorte aggiustata, rimediata, ricostruita, rinnovata e riveduta, ma anche nobilitata. La mia sorte è caduta in luoghi sì, preziosi, esatto, esatto. Merita. Sì, questa lo si fa, mi pare, un mercoledì. In compieta si legge sempre verso la compieta. Forse andiamo sì. Nella speranza. Nella speranza. Salmo 16. Nella speranza la mia carne riposa. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te il mio bene. Agli idoli del paese, agli dei potenti, andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Insieme. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è stupenda. Vedete allora questo trapasso Gesù? E recupero di un'eredità che ci viene consegnata. Un'eredità che è stata, possiamo dire, vissuta e annunciata come profezia anche per noi dal buon ladrone. Nel momento in cui ha incontrato Cristo, ha trovato, è stata una sorte deliziosa, una bella, una sorte meravigliosa, una sorte dentro il dramma. Ecco perché vogliamo dire così, che nella vita il dramma che ha vissuto il buon ladrone è diventato buono dopo, quando ha incontrato Cristo, ma prima non era buono, no? Allora l'incontro con Cristo ci fa diventare nuove creature. Non c'è novità di vita, non c'è cambiamento di vita senza un incontro. Il buon ladrone lo ha incontrato sulla croce, nel momento in cui gli uomini lo hanno condannato a morte e lo hanno messo lì inchiodato in un legno maledetto, insieme con Cristo. Allora è una sorte sventurata. Però nell'incontro la sventura si cambia in felice, felice sorte. Per tutti è così. Questo è un principio fondamentale. Non dobbiamo mai scoraggiarci, non dobbiamo mai piangerci addosso. Perché Signore, quando tutto sembra oscurato, distrutto e anche deluso, una delusione enorme, guardate che importante questo, nel tuo pianto di delusione, di disperazione, Signore sta preparando qualcosa di molto grande perché Lui ci sorprende. Quanto più
ci sono delle angosce e dobbiamo cercare di evitare, si capisce, non è che dobbiamo andarci incontro a provocare il male sul male, fino a quando uno lo fa in modo piuttosto superficiale e ignorando è, come dire, in modo sciatto e irresponsabile. Perché il Signore ci vuole salvare in un modo o nell'altro, in qualsiasi modo. Se noi apriamo gli occhi di quello che non ha fatto il cattivo, l'altro ladrone, ma l'altro che si accorse, perché c'era sempre nel profondo dell'essere un bisogno e una speranza. E questa speranza si è alimentata, non delude mai questa speranza. Per cui nelle tempeste più gravi che possano esserci, le scelte più gravi che abbiamo fatto, queste scelte che ci hanno preparato sciagure terribili, non dimentichiamo che il Signore sta lavorando per qualche cosa di molto più grande. Allora non dobbiamo ripiegarci su noi stessi e disperarci, perché il Signore è lì che ci guida. Noi siamo preziosi agli occhi del Signore, non è che è prezioso, ha detto il profeta dando una profezia meravigliosa, una verità grande che noi non sapevamo. Ci stima perché siamo preziosi ai suoi occhi e lui ha preparato cose meravigliose. E cose meravigliose e sono per sempre conservate. Un Dio che ci ama per sempre, anche quando noi vogliamo farci una storia secondo i nostri ragionamenti tortuosi che si allontanano da Dio, ma il Signore invece ci conduce per una strada che tu non conosci e che purtroppo questa disavventura diventa una delle più avventure meravigliose e stupende. Ecco perché l'icona sono gli uomini che si salvano. Si salvano perché è Lui che fa coincidere le coordinate perché l'uomo non si perda. Allora, nel momento in cui tutto ormai finiva, quel buon ladrone trova in Cristo Gesù la risorsa della sua, la sorte meravigliosa e magnifica. Magnifica significa grande, grande, come la Madonna ringrazia il Signore per la grandezza del dono che ha fatto. L'anima mia magnifica, significa la mia anima è diventata grande, 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 ha dilatato il mio cuore per questo dono che io non avevo manco pensato e che lui mi ha scelto come la più povera, l'ultima di tutta la Palestina, guardate alla povertà, all'umiltà della sua serva. E tutte le generazioni mi chiameranno beato. Non siamo noi a fare la storia, è Lui che fa una storia dentro di noi, dentro una nostra obbedienza. Eccomi, Signore. Per questo è importante la parola di Dio che ci traccia il cammino. Un cammino sorprendente. Dio ci sorprende sempre. Quando sembra che tutto cade, invece inizia una nuova vita, una ricostruzione. Quando abbiamo messo sala di restauro, non vi ricordate, io ve l'ho detto parecchie volte, è venuto da delle persone la prima volta che vedeva questa, poi sono state restaurate mobili, eccetera, no? Credeva, c'era un professionista qui, ha detto che, anche perché noi abbiamo grandi maestri del flauto, perciò abbiamo anche maestri del pianoforte, c'era maestri di come. Il restauro, e i restauri sono molto più belli delle antiche costruzioni, molte volte che hanno bisogno di essere rimodernate un po', non modellate nulla. E così, guardate, vedete come quanto è bello questo qui. Signore, è mia parte di eredità. Ma perché parla di questa mia parte di eredità? Non conoscevo questa eredità. Nel momento in cui sono stato battezzato, sono diventato coerede di Cristo, perché noi siamo stati adottati per mezzo del battesimo, adottati attraverso l'innesto battesimale con Cristo Gesù.
Il primo paradiso. Il primo è stato sì a inaugurare il paradiso. Forza Teresa. Posso dire una cosa? Ieri con i ragazzi ci siamo... Scriviamo. No, è una cosa che devo dire io. Ieri con i ragazzi, dopo che è finita la funzione, ci siamo ritrovati qua in sala a vedere The Passion e a fare digiuno. Ha visto con tutti filmato. I ragazzi. Sì, la passione. Si fa sentire? Si sente? Altrimenti... Non lo so. Mettiti qua vicino a me. Ieri con i ragazzi, finita la funzione, ci siamo riuniti in sala a vedere The Passion e a fare digiuno. Ricollegandomi alla scena del digiuno, bellissimo. Sì. Volevo dire proprio una piccola cosa riguardo proprio il momento della crocifissione, cioè quando c'è il buon ladrone e l'altro, il cattivo, in cui dove il dialogo che ha avuto con il buon ladrone, l'altro sull'altra croce si è avvicinato un cervo, un corvo e gli ha cavato gli occhi, se tan, l'ha mangiato. Ma è stato fulminante, velocissimo. Terribile, quindi... capito? Cioè dire, lo ha accecato. Tu avevi gli occhi e non ci vedevi. Esatto. Vedeva la misericordia di Dio, ma aveva gli occhi, però non vedeva. Era proprio questo, cioè non riconosceva che là davanti c'era il figlio dell'uomo e non riconoscendolo sono stati mangiati gli occhi, perché proprio davanti all'evidenza, a volte anche noi siamo ciechi, quindi come se anche i nostri occhi fossero mangiati. Grazie. Forza Danilo. Danilo. Questa scena della crocifissione, dove l'abbiamo riflettuto tempo qua su questa cosa, perché spesso noi giudichiamo male l'altro ladrone, quello che non si è pentito, però dobbiamo, come dire, dare sempre la nostra realtà. Quante persone magari sappiamo che un punto di morte sono diventati male degenti e rabbiosi, no? Rancorosi, pieni di morse. E quindi quando vedo quella scena che il buon ladrone magari sbeffeggia, c'è qualche persona nel delirio del dolore come essere sarcastici, magari rabbiosi, e altri invece che si inteneriscono negli ultimi minuti. Quindi diciamo che questi due sono spaccati dall'umanità negli ultimi minuti. E da quel momento, quando ci ho riflettuto, non me la sento più di giudicare, di dire come non ha fatto a vedere che quello era Gesù. C'è tante volte nel dolore, negli ultimi minuti, presi a tanta disperazione, si è molto
arrabbiati, ecco, e non ti fa vedere più che sei davanti a Cristo. E vanno all'inferno, c'è poco da fare. Allora, ricordiamoci quello che dice la scrittura, l'albero cade dalla parte che pende, dalla parte che pende. Se dipende dalla parte, sempre nervoso, angosciato, sempre violento, chiuso in se stesso, senza rapporti con Dio, senza rapporto con la Chiesa, senza la confessione, e continua, continua, continua. L'albero cade dalla parte che vede, si dispera, ha gli occhi e non vede, ha le orecchie ma non vuole sentire. E non c'è più sorto di chi non può sentire, perché qui c'è una volontà ben precisa. Allora attenzione ai disperati. I disperati non si salvano, assolutamente. Non si dice nulla, non si dice nulla del cattivo ladrone, se non che ha rifiutato. Aveva gli occhi e non vide. Lo dice molte volte il profeta Isaia. Renderò duro il loro cuore, perché ogni volta che uno vede il bene e non lo fa, renderò duro il loro cuore. I loro occhi, che beati voi che state vedendo un momento grande, diceva Gesù alle persone che lo ascoltavano. Molti, molti hanno desiderato questo momento e non lo videro. Comunque. Continuiamo allora. Versetto 7. Sì. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Allora, questa notte, di questo sabato, di questo venerdì santo e di questa notte santa, perché passerà anche la notte di questo sabato, anche di notte il mio cuore viene istruito e saremo istruiti nella seconda lettura, prima e seconda lettura, dando il Salmo ci precede un pochino, ci prepara che cosa accadrà. È accaduto quella notte cui Gesù fu sepolto subito dopo la crocifissione, e cosa continua ancora questa notte. Noi la liturgia che stiamo vivendo la viviamo anche concretamente in questo tempo nostro, che andremo a lavorare, andremo a casa e incontreremo altre persone, faremo la spesa, pranzo eccetera. Mentre facciamo tutte queste cose normali, avviene, liturgicamente avviene la stessa cosa per quelli che sono passati all'altro mondo, nell'oscurità del purgatorio e degli inferi. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele della fossa. Capite? Allora, terzo giorno alle prime luci, noi canteremo il trionfo della risurrezione di Cristo, così questa sera, questa notte, noi canteremo l'esultet, cioè il momento in cui Cristo risorge, e il cielo pasquale sarà un po' il segno esterno, fisico, del Cristo risorto, questa fiammella che diventa un po' la nostra speranza, cioè dire la nostra fede e la nostra speranza. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, ame. Nella speranza la mia carne riposa. Apritevi porte antiche ed entri il re della gloria. Salmo 24. Andiamo al 24. 24.
il Signore la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata. Bravo. Sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. È una premessa importantissima. Colui che è salito al Calvario e fu crocifisso è colui il quale appartiene la terra, il mondo e tutti i suoi abitanti. Attualmente siamo viventi 8 miliardi e passa un po' di persone. Quindi tutti, attenzione, vi prego, perché dobbiamo sottolineare la sorgente da dove viene la vita, la sorgente dove viene l'uomo, dove viene creato l'uomo, come viene collocato in questa terra che è abitazione del genere umano, è voluto da Dio. E nessuno viene al mondo senza che il Signore lo ami. Signore non crea senza amore. Sarebbe assurdo, assurdo. Possiamo pensare a un Dio che non ama. Dio ama, Dio ama, Dio ama. E tutto quello che fa per amore, con amore, per amore. Basta che noi abbiamo un po' di sensibilità con Dio, Lui, ma ci abbraccia. Questo è mendicante di amore, perché Dio è amore e vuole vedere amore in che nelle creature amati, amati da Lui. E se noi per un briciolo, Gesù, grazie perché tu mi hai creato, perché mi hai amato, grazie, sono incapace di amarti, il mio cuore è freddo, me riscaldami, ma Signore subito ha bisogno che noi riconosciamo che siamo infreddoliti, siamo agghiacciati al freddo del cuore, non so, e Lui ci riscalda. Perché questo è la funzione, la natura di Dio Padre è quello di amare. 8 miliardi di persone, tutti usciti questa fornace ardente d'amore di Cristo Gesù. Dobbiamo guardarci come persone amati da Dio, amati da Dio, amati da Dio. E gli uomini disperati, e perché? Si sono distaccati da... Non conoscono, ecco l'ignoranza, ignorare la verità e rendere gli uomini infelici e scellerati. Cioè scellerati, Signore, uccisori di se stessi, del dono che hanno ricevuto. Infelici, infelici. Una vita donata da Dio come un atto di amore che rifiutato, non conosciuto, come sorgente diventa un peso disperante, e uno si rovina, si autodistrugge, perché non può vivere senza l'amore. L'uomo senza l'amore non può vivere, vive triste, angustiato, asfissiato e vulnerabile, vulnerato. Ecco per quale tuo è molto importante questo del Signore la terra, quanto contiene la terra, il mondo, i suoi abitanti, abitanti, abitanti. E dobbiamo annunciare questo amore e la mendicanza di Dio. Per questo Gesù manifesterà la gioia incommensurabile, non si può misurare la gioia incommensurabile del Padre suo quando vede che uno ritorna a riconoscere Dio come suo Padre, generato dall'amore di Dio, dall'amore del Padre, dall'amore del Figlio. Gesù ce l'ha fatto conoscere, si fa più festa. Per uno che riconosce la casa del Padre, ritorna ad essere amato dal Padre, che per 99 giusti. Più festa, capite per quale motivo questi fratellastri, che non sono fratelli, quando vede che il suo fratello è stato accolto perché era rabingo, lontano dalla casa del padre, ritorna, il padre fa festa, uccidete l'agnello, il bue, il vitello più grasso, fate festa perché questo mio figlio era perduto ed è ritornato in vita, scusate, ed è stato ritrovato, era morto ed è ritornato in vita. Fate festa, e non solo
gli ha dato anche l'anello, nel senso che lo ha restituito tutte le eredità che aveva un po' dilapidato con i divertimenti, con le sue disavventure, l'uomo disavventura, sventurato e sciagurato che ha calpestato la sua dignità. Fate festa, l'abito più bianco, più bello, fate festa. Questo è il Signore Dio Padre. Per questo Rembrandt è un capolavoro, Rembrandt, che quando ha dipinto il volto meraviglioso di questo padre, e quando dico guarda gli occhi, no, guarda gli occhi di questo padre, guarda gli occhi di quel capolavoro bellissimo, queste pennellate che illumina tutta la scena, è tutto il capitolo quindicesimo del figlio prodigo descritto da Luca, dice gli occhi di questo padre sono gli occhi di un cieco, non vedono più niente, non vedono più il peccato, non vede più il peccato. Siamo noi sciagurati che quando essere stati perdonati, anche se siamo stati, come dire, con tutte le nostre inavvertenze e senza discernimento, senza vedere tante volte, non incapaci di vedere i nostri peccati, andiamo a chiedere perdono. Il Signore ci perdona, ci perdona, non ci sono più peccati nella tua coscienza, che vai cercando nel vestito lavato, pulito dal detersivo più potente, che vai cercando le macchie che non ci sono. Oggi abbiamo gli sciagurati cristiani che ogni volta ci convincono e hanno sempre la nostalgia di cose passate già perdonate, non ci sono più. Perciò abbiamo un atteggiamento troppo ridicolo, non so, come sconsiderato, le cose vecchie sono passate, basta più, non diamo a guardare di qua, tu sei quello che, tu sei quella che, ma santa pazienza, capite, mettiamo in dubbio il perdono di Dio che ha fulminato, ha distrutto, ha polverizzato i peccati. Capite? Dobbiamo avere la certezza nel momento in cui passiamo attraverso il sacramento della confessione, non ci sono più peccati. Lui interviene integralmente quando lui perdona, senza lasciare nessuna cosa così incompiuta. Quante volte lo dico? Quante volte lo devo dire? E quante volte fino alla nausea? Perché dobbiamo avere questa certezza. Non credo che 2 più 2 fanno 5 o 6. E perché tu sei un imbroglione? Fanno 5 quando tu imbrogli. La matematica è perfetta, ma l'amore di Dio è molto più perfetto della matematica. Siamo nell'ambito della perfezione più alta, Dio Padre. Quando interviene non c'è più nulla, è frantumato tutto. Ritorna ad essere cuore nuovo, spirito nuovo. Ci toglie il cuore di pietra, ci mette il cuore di carne. E dobbiamo salvaguardare, essere vigilanti per non cadere nella tentazione. E se cadiamo, il Signore è sempre pronto, e non si stanca mai di perdonarci. Siamo noi ci stanchiamo, mamma mia, siamo avvenito, sempre questo. E adesso si trova in paradiso. Quello che vi sto dicendo, qui una persona che abitava qui, adesso abita in paradiso, faceva sempre o settimanalmente gli stessi peccati. E lui diceva, ma io non voglio più venire perché dico sempre gli stessi peccati. Ma scusa, tu stai facendo una gara con colui il quale ti ama. Lui non si stanca e tu ti stanchi. Lui non si stanca e tu ti stanchi di essere perdonato. Ma chi è più forte? È Dio! È Dio! Dobbiamo perseverare in questo amore. Capite? Se non frequentiamo qua la parola di Dio,
se non siamo informati della parola di Dio, non saremo formati. L'informazione ci forma, prendiamo la forma, lo stampo di quella parola, diventiamo misericordiosi come Lui è misericordioso, umili come Lui è umile, pieni di bontà come Gesù, dilatate il cuore grande. I santi sono questi, questi sono i santi. Chi sono i santi in paradiso? Peccatori perdonati. Laura, lo sapevi tu? Chi te l'ha detto? L'arciprete di Favara? A voi. Andiamo? A voi. Andiamo 24. Versetto 3 a noi. Forza. Chi potrà salire il monte del Signore? Capite la domanda? Chi potrà salire il monte del Signore? L'infinito, il puro per eccellenza. Chi potrà stare nel luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro. Chi non si rivolge a idoli, chi non giura con inganno. E non abbiamo noi il cuore puro e le mani innocenti. Il cuore puro, le mani innocenti e il cuore puro. Non ce l'abbiamo. È Lui che ci ripulisce. Col suo sangue prezioso. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Capite? Allora, siamo una generazione che è spinto verso l'infinito. Noi siamo cercatori dell'infinito, siamo, come dire, grandi mendicanti dell'infinito, dell'amore di Dio infinito, e il nostro cuore sarà in quello. Così dice, guarda, veramente Agostino è quello che ha definito in modo eccezionale la natura di questo Dio. Il mio cuore è stato in quello, fecisti nos ad te. Mi hai fatto tu per te, abbi te, verso te. Il mio cuore è stato fatto per te, per mezzo tuo, per te, verso di te. E il mio cuore è stato inquieto finché non ho trovato te e non mi sono riposato in te. Che in te? Nessuna persona può prendere il posto dove noi possiamo riposare. Far riposare il nostro cuore bisognoso di amore. Chi ci ama non soddisfa il nostro cuore, perché il cuore degli altri che ci vogliono bene è piccolo per contenere il bisogno dell'infinito del nostro cuore, per cui questo nostro cuore è infinito e nessuno può mai riempirlo. Quella donna alle nozze di Cana non c'è lì, non si è fermato Gesù seduto stanco lì ad aspettare quella donna lì. Sedisti lassus, quelle si mettero. E si è seduto lì aspettando me, ognuno di noi, assetato di infinito, assetato come è stata questa donna, che non gli bastava un secondo uomo, terzo, quarto, quinto e sesto. E Gesù gli dice, hai detto bene, non ho marito, perché quello che hai non è, il setto che hai non è il tuo marito. Hai detto bene, perché solamente Lui può riempire il nostro cuore. Non aspettiamoci nulla. Noi siamo, come dire, ecco per quale motivo Paolo dovrà dire così. Allora il nostro cuore non può essere riempito dello sposo o della sposa. Chi è sposato come se non lo fosse, significa devi voler bene, ma la pienezza del tuo cuore lo può riempire Dio, l'infinito di Dio. E per farlo devi meditare molto la parola di Dio, il Santo Rosario, la confessione, purificare il nostro cuore. È questo.
perché è infinito il nostro cuore, nessuno può riempire, può portare il porto di Gesù Cristo. Capite, Zelia, questa mamma, la mamma santa di Santa Teresa, il bambino Gesù, diceva: dite figli miei, ditelo a Gesù, che nessuno prende il tuo porto nel mio cuore, nessuno. È bello le catechiste che fanno, che ripetono qui queste cose dinanzi all'Eucaristia, lo sento io, quando dice adesso diciamo insieme, cosa dico? Gesù, prendi tutto il mio cuore e non permettere che nessun altro prenda il tuo posto nel mio cuore. Perché lei è cresciuto così, è così. Allora andiamo, ecco perché dice... Chi è? Egli otterrà? Sì. Va bene. Alzate o porte la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate o porte la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Apritevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Alzate o porte la vostra fronte, o porte... Cioè alzate, aprite il vostro cuore, la stessa cosa. Aprite il vostro cuore a Cristo Salvatore, al Redentore. Non abbiate paura. Ma perché? È qui. Non abbiate paura di Cristo. Anzi, spalancate il vostro cuore. Ma perché abbiamo paura di Lui? Perché? Lui dilata il nostro cuore, che diventa, viene incontro al nostro bisogno, perché c'è tristezza senza di Lui. L'uomo quando è triste perché non si sente amato, invece Lui ci ama, ignora l'amore suo, e dobbiamo annunciare a tutti che Dio è amato, amami, continua ad amarmi, ad aprire il mio cuore, ho bisogno di te. Come ha fatto Pietro quando ha alzato lo sguardo a Gesù. Sì. Giudica la mia causa e salvami. Nella tua parola fammi vivere. Allora, Ebrei 4:1-16. Affrettiamoci ad entrare nel riposo del Signore. Possiamo iniziare? Dovremmo dunque avere il timore che, mentre rimane ancora in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. Poiché capite, anche noi... è un timore, guardate... Perché mentre siamo invitati ad entrare nel suo riposo, molti forse sarà escluso. Qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. Promessa. Che cosa ha promesso al buon ladrone? Cosa ha promesso a noi? Vi vado a preparare un posto in paradiso. Perché dove sono io siate anche voi. Ci ha promesso il paradiso, e purtroppo speriamo che dice
rimane ancora in vigore la promessa di entrare nel suo riposo e qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. Quello che diceva Danilo, il rifiuto purtroppo, poiché anche noi, forza, come quelli abbiamo ricevuto il Vangelo, ma a loro la parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che avevano ascoltato con fede. Ecco la risposta, Danilo, la risposta. Non hanno accolto la parola di Dio, per tutti è questo, per tutti è questo. Infatti noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo come egli ha detto. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Nella mia ira perché il Signore si è sentito rifiutato. Chi rifiuta è un uomo che continuamente non va in chiesa, rifiuta Dio, si allontana da Dio, non ha bisogno di Dio e critica tutti quelli che vanno in chiesa e critica il Papa, i Vescovi, mamma mia, questo uomo eccezionale, Papa Francesco, veramente straordinario, che ha visto la Via Crucis e poi hanno fatto un documentario sul Papa, mamma mia, che uomo eccezionale, porta la pace, porta la bontà, porta la fraternità, porta la concordia, porta la serenità, la speranza, mamma mia, è l'unico uomo che è voce di tutta la Chiesa, di tutti i cristiani, che porta il Vangelo della speranza. Quanti luoghi dove c'è l'inferno, ci sono i cristiani che sono perseguitati, calpestati, portano Cristo e vengono rifiutati in nome di quel Cristo che loro professano. E perché anche noi qui siamo un mondo di gente indifferente, no? E Dio fa perdere tempo, si alzano di buon mattino, che va a perdere tempo? Quando c'è la famiglia, ma lascia stare, la famiglia sarà ben accudita se tu metti il primato di Dio nel tuo cuore. Perché se non metti il primato di Dio, tu trascurerai la famiglia e tutto il resto. Andiamo forse. Infatti, noi che abbiamo creduto, entriamo in quel riposo, come egli ha detto. No, aspetta. Questo benché le sue opere fossero compiute fin dalle fondazioni del mondo. Si dice infatti, versetto 4. Si dice infatti in un passo della scrittura, a proposito del settimo giorno. E nel settimo giorno Dio si riposò da tutte le sue opere. E ancora in questo passo non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque risulta che alcuni entrano in quel riposo e quelli che per primi ricevettero il Vangelo non vi entrarono a causa della loro disobbedienza, Dio fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo mediante Davide, dopo tanto tempo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. E si parla dell'oggi. Lo ha detto prima, lui si è riposato alla fine della creazione. Cristo Gesù, alla fine della sua opera, i suoi 33 anni, salendo il Calvario, morendo per noi, aprendo il paradiso, ed è, si riposa come noi oggi stiamo contemplando il riposo di Dio subito dopo la crocifissione che ieri abbiamo contemplato, amato e pianto e commosso. Abbiamo adorato il crocifisso e oggi tutta la giornata noi adoriamo il crocifisso, l'abbiamo qui illuminato in modo particolare. E quando veniamo adesso dobbiamo fare la crocifissione, cioè la genuflessione a Gesù crocifisso, adoriamo Gesù crocifisso. Nell'adorazione di questo crocifisso noi adoriamo colui il quale è morto per noi, è aperto il paradiso per noi. Oggi unite allora, dice nel Vangelo, non sono entrati per la disobbedienza, non entreranno nemmeno
se rifiutano Cristo crocifisso. Dio fissa di nuovo un giorno ed è oggi. Questo è oggi, oggi lo fissa, proprio subito dopo la sua morte e la sepoltura. Questo è il luogo di riposo, del grande silenzio, riposo di Dio e del grande riposo. E dice, se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non ne avrebbe parlato in seguito di un altro giorno. Cioè del riposo, finalmente siamo arrivati nella terra promessa. Quello è stato il riposo. Finalmente non hanno più da camminare ancora 40 anni nel deserto, quindi immagine del cammino dell'uomo, che sono stati nutriti dalla parola di Dio attraverso Mosè, nutriti dalla manna celeste come profezia dell'Eucaristia, sono entrati però il riposo, vero riposo, il vero riposo è quello che stiamo vivendo noi. Riposo in Cristo. Solo in Dio riposa l'anima mia e in Lui la mia speranza. Versetto 9, dunque per il popolo di Dio è riservato un riposo sabbatico. Ed è questo. Chi infatti è entrato nel riposo di Lui, riposa anche egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Attenzione, il riposo nella misericordia sua. Perché oggi è riposo di Dio, ma riposo della mia anima riconciliata da Dio. Se in peccato mortale non è riposo, è tormentoso il suo cuore. Allora, come si fa a vivere a casa con persone che non si confessano e non riposano in Dio? Sono tormentate il loro peccato. Il peccato è essere estromessi dalla misericordia di Dio. Gesù è venuto proprio per togliere il peccato, per rivestirci della sua misericordia, levarci col suo sangue prezioso. Devono confessarsi, si devono confessare, perché solamente con questo detersivo del sangue prezioso possiamo entrare nel suo riposo. Quanta gioia per quelli che ricevono la misericordia e il perdono di Dio, quanta gioia e quanta commozione. Questo il Signore vuole. Altrimenti non facciamo teoria. Qui informati per formarci. E la formazione deve passare dall'ascolto alla vita concreta. Non può essere una parola così lanciata e sospesa. Se il gruppo dei ragazzi non si riposa nella misericordia di Dio, state perdendo tempo e non crescono bene, perché ci sono i virus che bloccano la loro crescita. E tante volte il nostro io è il nemico peggiore che possa esistere dentro di noi. Perché se non c'è Dio, c'è il nostro io. Io e nessun altro. Io, quello che mi compiace, quello che mi piace, lo faccio. Quello che non mi piace, no. E cominciamo ad essere frantumati dentro. Cerchiamo un pochino di mettere foglie di fico, ragionamenti tortuosi per giustificare le nostre scelte. E noi inganniamo così noi stessi. Qui c'è una parola. Qui non possiamo babbiare, non possiamo scherzare. Possiamo prenderci in giro, dobbiamo dire la verità come stiamo. E dinanzi a Dio che vede e scute i nostri cuori, dobbiamo a noi lasciarci pulire. 11. Affrettiamoci. Dunque entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza. Infatti, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti
e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio. Ma tutto è nudo, è scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere. Allora, guardate due termini di paragoni. La parola di Dio come la spada che ti fa saltare tutti i tuoi progetti e la tua mente e i tuoi pensieri. Lo fa saltare e ti fa capire nel profondo del tuo essere, midolla del tuo cuore, quello che c'è dentro di te. Allora la parola di Dio è come spada, sì, ti fa vedere, ma è luce. Nel buio profondo del nostro cuore, dove molti non vogliono che siano, come dire, illuminati dalla parola di Dio, ci sono angoli della nostra coscienza che non vogliamo nemmeno guardare. La parola invece ti dice: stai attento, non è così. Fatti illuminare dalla parola di Dio, perché quella parola che ti illumina ti purifica. La tua parola è lampada ai miei passi, luce sul mio cammino. Guardate la parola di Dio quanto è efficace. Allora, senza la parola di Dio non abbiamo cristiani, e non illudiamoci. Per questo abbiamo i cristiani battezzati ma non illuminati dalla parola di Dio, sono i primi nemici della Chiesa di Dio. Primi. Cioè, sono quelli che distruggono e diventano uno scandalo nella Chiesa stessa. Bloccano, scandalizzano, cioè mettono ostacoli, inceppano nella nostra vita. Per questo i santi, impariamo da loro nell'umiltà, sentivano peccatori e sentivano il bisogno di purificarsi dentro la parola di Dio, questa parola di Dio. Stiamo attendo gli scopri però. Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio. Che bello, guardate che bello. Allora, lui è passato attraverso i cieli, è disceso dal cielo, possiamo dire così. Lui si è spogliato della sua divinità, l'ha messo da parte, l'ha fatto nascondere, ha nascosto la sua divinità nella nostra fragilità umana. Quindi è capace di capire le nostre debolezze. Appunto per questo lui si è fatto uno di noi ed era tenerissimo con i peccatori. Perché i peccatori sono diventati peccatori per la crudeltà, per l'ambiente, tante volte così duro. Allora, a un certo punto, come faccio io a vivere in un mondo così feroce, cattivo, che vince il più forte? Anche loro, anche i peccatori, vogliono essere forti per non essere vinti dalla forza e dal vigore e dalle strategie degli uomini più cattivi di loro. E Gesù prende un'altra arma, la mitezza, la dolcezza, la compassione, o compassione di questa folla. E sono come pecore senza pastore, sbandate a destra e a sinistra, agitate di qua e di là. Anche noi dobbiamo essere così, formati nella tenerezza, nella bontà. Padre Leopoldo Mantici, questo frate bassotto che era preso in giro dai bambini perché erano alla stessa altezza dei bambini, perciò ci mettevano cosette di dietro e lui sopportava con amore. Era rimproverato dai suoi superiori perché tutti i penitenti uscivano dalla confessionale gioiosi e lieti e si domandavano: ma questi qui, ma tutti sono perdonati?
Dice, allora però non devi perdonare a tutti così, mette l'universo a pecora, come dice, no? Così, non rimproveriamo. Dice il Signore è tanto buono che noi non lo possiamo nemmeno comprendere, capite? Anche perché ci sono delle cinture particolari che non possono essere nemmeno assolte se non con il vicario, con il vescovo, senza il permesso che certi peccati non si possono assolvere, ma lui risolveva tutti. Ah? L'aborto cade in una censura e tante altre cose, insomma. Anche l'omicidio, allora. Anche peccati gravi pure, eh? Anche l'omicidio, a prescindere dall'aborto, l'omicidio pure diventa questa censura. Ma so, l'omicidio, ne ho assolti di... in carcere, sì, va bene, ci sono certe sacrilegi terribili, va bene, questo sì. Tantissime cose, comunque grande. Padre Pio invece è tutto il contrario, appena un penitente il peccato che gli faceva volta stomaco era il peccato il più semplice ma il più fondamentale della nostra vita spirituale, più fondamentale peccato andare a messa. Uno che non andava a messa e chiedeva, non sono andato a messa la domenica, subito lo cacciava via, vattene via, gridava, faceva venire la pelle d'oca. E noi abbiamo avuto un parrocchiano qui che quando sono venuto qui la prima cosa che mi ha detto: io sono stato cacciato da Padre Pio perché mi sono confessato che sono stato a messa. Ma anche nella biografia di Padre Pio era così, era ferocissimo. Il peccato più semplice, dico, cioè dire, il comandamento è il più semplice, il più elementare, ma anche il più importante della nostra vita è la Santa Messa. Non andare a messa, perché deve coltivare l'orto, deve andare in campagna, deve andare a fare le gite, e nelle gite vergognose che fanno i nostri professori cattolici cristiani, che di cristiani hanno un nome solamente, quando vanno a gita, poi lì, siccome prendono anche la domenica e il sabato, allora si permettono di andare a messa, fanno tutto, anche alle discoteche, portare le ragazze, ma messa niente. Capite? È uno che non va a messa la domenica e muore in peccato mortale, perché non va a messa, ma all'inferno, perché rifiuta la croce, rifiuta la sua risurrezione, rifiuta la confessione, perché appunto tutta la morte e la risurrezione va nella confessione, nel peccato che lui ha e lui vuole distruggere, ambientare, frantumare. Un po' di cuscino comunque. Sì. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Certo, perché si è fatto uno di noi, quindi se uno si stanca a destra e a sinistra, abbiamo bisogno di una poltroncina, in effetti così, no? Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa, capito? Come noi, escluso il peccato. Anche lui stesso è stato messo alla prova come noi. Ecco perché Gesù dice: imparate da me, perché quello che voi state vivendo l'ho vissuto pure io. Guardate come mi sono comportato, anche voi dovete imitarmi. È un maestro, sì o no? Oppure è un maestro tanto per? È un maestro nostro, è il maestro di noi, che siamo grandi. Capite? I professori che dovrebbero essere maestri di educazione sono maestri del niente, scettici.
atei, è terribile questo. Imparate da me, se noi mettiamo da parte in questo maestro, tutti quelli che dovrebbero essere educatori sono diseducatori. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Questo è il momento opportuno, questo sì, non aspettiamo un altro tempo. Finché abbiamo tempo opportuno, cambiamo il modo di pensare, impegniamoci a vivere Gesù, avere gli stessi sentimenti di Gesù. Finito? Sì. Deposero il Signore nella tomba e, rotolata una gran pietra sulla porta del sepolcro, la sigillarono. Questo dire il sepolcro. Si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti. Non sapete per quale motivo che questo sepolcro è stato sigillato? Perché chi scrive così, ma i sommi sacerdoti sono andati da Pilato e hanno detto così: dovete mettere un picchetto di soldati, perché questo impostore disse queste cose che vi sto dicendo. Questo impostore ha detto che il terzo giorno sarebbe risorto, e non vogliamo che non sorvegliando la tomba, i suoi discepoli, venendo di notte, rubano il corpo e poi vanno dicendo che è risorto. E l'impostura di prima sarà peggio oggi, perché tirando una menzogna. E difatti hanno sigillato, hanno messo dei sigilli e hanno messo dei soldati in guardia al sepolcro. E questa è stata la cosa più bella del mondo, perché sappiamo che Gesù è risorto, trapassando questa pietra che costruiva il sepolcro. Sono stati gli angeli a far ribaltare questa pietra. E difatti, quando hanno sentito il rumore, subito si sono svegliati, sono andati a vedere e i soldati hanno visto la tomba vuota. E subito sono andati nel silenzio lì a dire, dice, non c'è più. Siamo andati lì, abbiamo sentito il rumore e non abbiamo visto la tomba vuota. E abbiamo visto, hanno lasciato tutte le bende così come erano. Però vedete, voi sapete che le bende avevano avvolto il corpo di Gesù, per cui non essendoci più il corpo, perché no, quando Gesù è uscito ha lasciato anche la sagoma del corpo, che però con le vesti, con questa veste, non veste, cioè la sindone praticamente abbassata, perché non c'era più corpo. Ebe significa, come dire, abbassata, non gonfiata, non aveva la forma, però tutto è rimasto così, però non c'era il corpo. E c'è. Nel film è così identico, cioè proprio si vede solo che si sgonfia, non è che si sgonfia, esatto, si non c'è più il corpo. E sono state, allora sapete cosa hanno fatto subito? Dire: noi vi diamo del denaro, voi non dite nulla. Dovete dire che i discepoli di notte tempo sono venuti a rubare il corpo di Gesù. È chiaro che poi diranno: ma se voi avete visto che c'erano i discepoli, perché non l'avete bloccati? Ma chi ve l'ha detto che ha rubato? Se voi non l'avete visto, se l'avete visto, perché non l'avete bloccati? E si sono contraddetti, è chiaro. Ma Gesù poi è stato visto da 500 persone e morti nella sua risurrezione sono uscite dalle tombe. Ed è scritto nel Vangelo, c'è una conferma straordinaria.
poi gli apostoli. Prima, quando Gesù era presente, erano tutti impauriti. Quando Gesù poi è risorto, erano coraggiosissimi. Ma non significa che c'era una presenza diversa, ma vera e autentica, che rendeva coraggiosi gli apostoli. Bellissimo. Così come oggi. Abbiamo visto questo filmato, 18 sacerdoti, anche suore, anche laici, che sono stati martirizzati e continuano il martirio dei cristiani. Perché non ai musulmani e altri? Per quale motivo? Comunque andiamo adesso, dobbiamo scendere agli imberi. Posso leggere un pensiero, ora lo scrivo. Francesco Coppola dice: come le bende, così anche il grembo della Vergine è rimasto intatto. Maria Santissima, sempre Vergine. Sì, esatto. Così il corpo del bambino Gesù uscì dal grembo della mamma sua, consacrando la sua verginità. L'ha consacrata. Forse la seconda lettura, Patrizia, seconda lettura. Adesso abbiamo una bellissima sorpresa qui del Sabato Santo. La discesa agli imperi del Signore. Che cosa è avvenuto? Cosa è avvenuto quando l'ha messo nella tomba? Attenzione, vi devo dire che la comunione la possiamo fare solamente durante la celebrazione eucaristica. Così anche ieri la stessa cosa. Forza. Da un'antica omelia sul Sabato Santo. Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio. Grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Capite? È sceso dai liberi e ha svegliato quelli che dormivano da secoli lì in quello Sheol degli liberi. Carissimo Nicola, pace a te. Sì. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli imperi. Certo, egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Chi è il primo padre? Adamo. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva, che si trovano in prigione. Quindi un'attesa di secoli, di migliaia di anni, l'attesa Maria, l'attesa della risurrezione di Cristo, l'attesa. Allora Gesù risorto, la prima cosa che ha fatto è andato a svegliare quelli che migliaia di anni attendevano il momento della risurrezione, la prima visita ad Adamo ed Eva. E adesso sentiamo come li ha salutati Gesù. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Quali sono le armi gloriose della croce? I chiodi, le spine, la croce, la flagellazione, tutti impresse nel suo corpo. Appena Adamo
appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse... Capito? Gridò a tutti. Lo stupore di Adamo quando vide Gesù. Per favore, guardate, è il padre della Chiesa, e la Chiesa ha pensato bene farci riflettere oggi in questa oscurità della risurrezione di Cristo, quello che è avvenuto negli inferi, in questo Sheol. Ed è emozionante. Io ho la stessa emozione quando l'ho saputo il primo anno che abbiamo letto questa pagina meravigliosa, e che molti cristiani non conoscono, per questo ignorano le cose belle che sono accadute subito dopo la morte di Gesù. Corpo, anima, tutto il corpo umano e la sua divinità. Il corpo umano non è che il corpo umano è andato a perire, il corpo umano, e si trova, il corpo umano di Gesù si trova alla destra del Padre, così come il corpo umano della Madonna assunta in cielo, che non ha trovato corruzione, non ha provato la corruzione, perché immacolata, vergine e madre di Dio. Gridò a tutti e disse. Gridò Adamo, gridò. Guardate che bello, guardate. Sia con tutti il mio Signore. E Cristo, rispondendo, disse ad Adamo, e con il tuo spirito. Bellissimo. Cioè dire, la gioia ad Adamo comunicata a tutti. Con il tuo spirito. Non detto così con entusiasmo. Sia con tutti noi il mio Signore, sia con tutti il mio Signore, sia con tutti. E Gesù dice, con il tuo spirito. Bellissimo. Spirito di gioia, la gioia. E presolo per mano, lo scosse dicendo, svegliati tu che dormi, che e bello. Risorgi dai monti, e Cristo ti illuminerà. Noi, il nostro paradiso sarà un incontro molto diverso da quello che è accaduto ad Adamo ed Eva. Intanto la icona bizantina viene dipinto così, l'icona Adamo viene preso dalla mano, con la mano di Gesù risorto, ed esce fuori da un antro oscuro, buio, l'altra mano destra prende il mongherino della mano, del braccio di Eva, senza la mano, per ricordare quella mela lì che aveva derubato, preso la mela. Allora questo significa felice colpa che ci ha dato un Salvatore così grande, Gesù, grande, meraviglioso. Se non ci fosse stato il peccato, non avremmo conosciuto la grande misericordia e mistero, naturalmente, misericordia di Dio Padre, che ha mandato il suo Figlio unigenito, si è fatto uno di noi, ha elevato la nostra natura umana, l'ha arricchito. E un'altra cosa ancora più grande, che ci ha dato la sua dolcissima mamma, Maria, a noi. Questa è tua mamma, questa è la mamma tua. Sì. Andiamo, io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio. Capito? Tuo figlio, perché? Gesù si fa figlio della nostra natura umana, capite? Il figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo. Allora dice, io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te, per questi,
che da te hanno avuto origine, ora parlo, forza. Che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere, uscite. A coloro che erano nelle tenebre, siate illuminati. A coloro che erano morti, risorgete. A te comando, svegliati tu che dormi. Infatti, non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera nelle mie mani, delle mie mani. Risorgi, mia effigie, fatta a mia immagine. Risorgi, usciamo di qui. Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura. Ecco il paradiso. Il paradiso è questo. Essere immersi nella visione beatifica di Dio. Noi non possiamo contenere il paradiso. Siamo contenuti dalla misericordia di Dio in questo paradiso. Siamo contenuti. Come i pesci non possono contenere in sé il mare, l'oceano, sono contenuti nel grembo del mare. Il paradiso ne sarà un'immersione nell'immensità dell'amore e della misericordiosa di Dio. Sì. Laura Sciangula, ora lo scrivo. Laura Sciangula scrive, è una domanda. Padre Giammusso, ci sono persone che dicono parolacce ad Eva, quindi dicono bestemmie ad una santa? Sì, sono, anche perché sappiamo che la Chiesa bizantina venera Santa Adamo e Santa Eva, perché, scusatemi, c'è anche la penitenza, c'è la misericordia di Dio, c'è il perdono, altrimenti non ci sarebbe stata nemmeno questa descrizione. Sì, paradiso. Andiamo. Come anche poi ci ho privato, noi non lo sappiamo se poi si è pentito. Lasciamo stare per voi. No, la stessa cosa, è la stessa cosa. Quello è depilato, basta. Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Bellissimo. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Che bello. Capite? Si è fatto uno di noi, per portare tutti attraverso il suo corpo, che arredendo ha riscattato tutti i nostri corpi, in paradiso. E noi per mezzo dalle sue piaghe siamo stati tutti guariti dai nostri peccati. Chi non si confessa è purtroppo è lontano da Dio, è lontano da Dio. Perde il paradiso. Per te io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Richiama la creazione, la ricreazione. Ti ho riportato al primo soffio vitale e l'uomo divenne essere vivendo, soffio vitale, e così anche alla tua bellezza perduta, perché il peccato ci imbrutisce, ci rende malvagi, schiave del peccato. Quindi le brutture del cuore che si riverberano poi nel volto, un peccatore non si vede dal volto.
Sigillano lo dice bene, lo dice bene, Sigillano dice beni e mali facci pari, che si vuol dire, traduzione Giovanna. Quello che c'è dentro, che è stabilito. Ecco, il bene e il male si vede nel volto. Guarda. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Perché il peccato ci schiaccia, ci schiaccia. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morì sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, per te che ti addormentassi nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Capito? Ecco. Da dove è uscito, uscita Eva? Dal fianco, dal costato di Adamo. Ecco perché dice, sono stato ferito qui nel costato, alla parte del cuore. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io, invece, non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Il nuovo paradiso, nuovo paradiso. Allora è chiaro che Adamo ed Eva ci hanno fatto perdere il paradiso. Il nuovo Adamo, Cristo Gesù, e la nuova Eva l'hanno aperto. Nuova Eva Maria. E l'hanno aperto perché Adamo disubbidì, Eva disubbidito e hanno perduto. Gesù ubbidì al Padre, Maria ubbidì al progetto di Dio Padre e hanno aperto il paradiso. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Io sono la via, la verità e la vita. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori. La sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno. E nella Santa Messa non dimenticate che il sacerdote dice beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Il paradiso, sarà festa eterna per questo sponsorizio della natura umana e della natura divina. Cristo sposo, la Chiesa la sua sposa. Responsorio, si è allontanato il nostro pastore, la fonte di acqua viva, alla cui morte si è oscurato il sole. Colui che teneva schiavo il primo uomo è stato fatto schiavo lui stesso. Oggi il nostro Salvatore ha battuto le porte e se ne va nella morte. Ha distrutto la prigione dell'inferno, ha rovesciato la potenza del diavolo. Oggi il nostro Salvatore ha battuto le porte e le sbarre della morte. C'è una domanda solo di Sandra Vitale. Chiede, allora il paradiso c'è grazie a Gesù e Maria? Con il loro sacrificio ci hanno salvato, è giusto? È giusto, è giusto. Hai capito bene. Scriviamo. Poi scrivere ancora. Ci mettiamo in piedi e facciamo l'inno.
O Gesù Redentore, o Gesù Redentore, immagine del Padre, luce d'eterna luce, accogli il nostro canto, per radunare i popoli nel patto dell'amore, distendi le tue braccia sul legno della croce, al tuo fianco squarciato e fondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. A te, caro mio Cristo, speranza delle genti, al Padre, al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo. Sì, sì. Però Dio stesso, alla fine, mi ha preso per la mano e mi ha salvato. A me questa invece sono... sia il Padre che il Figlio, nonostante tutto, la loro intenzione è quella di salvare. Certo, è questo. Ha salvato Adamo. Sì, sì, sì. Allora, intanto, sì. E tanto vi dico alle 21, anzi, sempre al solito pomeriggio alle 17.30 facciamo al solito il Santo Rosario, la coroncina e subito dopo la coroncina il secondo giorno della novena della Divina Misericordia che si concluderà domenica prossima. Chiaro? Il secondo giorno della novena, ieri abbiamo fatto il primo giorno, il secondo giorno e oggi, domani, eccetera. È stato bello. Allora,